Roma da Holy Strike, passo. Avanti qui, porto di Roma. Buongiorno, avviso che lascio il posto barca 402 e rientro domenica. Bene, buon procedere, grazie Holy Strike. Grazie, buona giornata. Grazie tanto a voi. Faremo il 7 e l'8 la Big Fish Finals, che sarebbe la gara che appunto accoglie i primi 10 arrivati del torneo Big Fish Tournament del 2019 e del 2020. Dopodiché il 9 e il 10 ci aspetta a Bentotene appunto la seconda gara, che è quella del Big Fish Tournament. Speriamo di essere fortunati, il team Remarine c'è. Bocca al lupo! Vamos. Ciao, ragazzi! Vamos! I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Big Fish Finals, stiamo lasciando il porto di Ponza e si parte per la prima manche. To the very end. Mettiamo un paio di canne molto lunghe a 120 e 150, sperando in qualche pesce spada fuori dalla scia dei motori, e vediamo. Abbiamo messo due icona dalla testa morbida. Dai un pochino di nasco. Mettiamo un po' di nasco dopo lo sgancio e vamos. Okay. Là. Via. Allora, ho calato la 120, ho calato a 90 metri. Sì. Questa è la quarta cata che calo. Quanto è chiaro. Per ora niente, tranquillo. Ragazzi, Ponza Big Fish Finals, seconda manche. La prima è stata caratterizzata da una giornata di pesca veramente con pochissima attività, per noi nulla, sono usciti pochi pesci, si sono attivati un po' a fine gara, chi ci si è trovato sopra, ma insomma veramente magra. Speriamo che vada meglio per questa seconda giornata, noi siamo carichi, ci siamo e vamos! Vai! Dai! Ragazzi, stiamo calando le canne, si parte sempre dalle più lunghe esterne per poi venire a calare le canne più corte interne. Si parte dalle canne più fuori, 150 e 120 magari per qualche spada, per poi mettere canne più corte, 90, 80, 70, 70 con vari cona, jet, insomma esche di superficie. Poi due canne più corte, 50 e 40, per poi tre minnow più corti magari per qualche tonno alla lunga, che abbiamo messo a 10, 20 e 30 metri. Le canne più esterne le mettiamo con l'ausilio delle divergenti, in modo che le canne stanno più aperte, quindi riusciamo a portare influenze date in acqua senza avere problemi di groviglio. Voglio vedere la maglietta. Eccoci qua. Sì. Tutta la testa, Paolo. No, però. Squadra. Va bene, la cuglia imperiale.
L'amata. Ragazzi, abbiamo appena rilasciato la Guglia Imperiale, uno dei più bei pesci che abbiamo qui in Mediterraneo. In questa giornata, in questi due giorni di gara veramente complicati, già è un grandissimo traguardo. Purtroppo poco fa abbiamo salvato un altro lostrato, sempre sulla canna pilata molto lunga, a 150 metri. Sembrava un pesce anch'esso importante, un'altra guglia o magari un pesce spada. Purtroppo un pesce del genere, lo strato ci avrebbe fatto schizzare molto in alto nella classifica, purtroppo si è slamato. Come nel calcio, i gol quasi fatti non vanno. Comunque siamo già soddisfatti. Ragazzi, ci riproviamo e riandiamo in pesca. Vai! A 10 metri. Allora, tonno rosso. Due quanti? Rilascio. Rilascio il tonno rosso. Vai, bello, vai. Libero, vai, bello, vai. Ciao. Ciao. Vamos. Dai. Ragazzi, siamo a Ventotene, gli eventi sportivi sono terminati e qui accanto a me abbiamo il cuore pulsante, il creatore di questa splendida manifestazione che si svolge a Ventotene, che è il Big Fish Tournament, che per quest'anno per la prima volta ha previsto anche delle finals, cioè delle finali, per chi era arrivato nei primi 10 posti delle manifestazioni sportive passate. Nestore, a te la parola. Quando nasce questo evento, cosa rappresenta per te e come è andato quest'anno? Diciamo ancora non è conclusa la stagione perché poi finiremo a settembre, e però diciamo che questa settimana è stata molto intensa sia dal punto di vista organizzativo, perché ci stavano delle problematiche sul meteo, però alla fine fortunatamente un po' diciamo l'esperienza, il lupo di mare, un po' l'esperienza anche come consigliere sul mare, alla fine sono riuscito a trovare una quadra e alla fine ci ha dato la possibilità di organizzarlo e di poter fare questa manifestazione. Quanti anni sono che la fai? Esattamente dal 2007 che siamo partiti la prima edizione a Ponza. Abbiamo fatto per 3 anni a Ponza, poi ci siamo trasferiti a Ventotene, dove in realtà come porto romano di 2000 anni è una scenografia meravigliosa, una location unica. Tra l'altro quest'anno c'è stata la novità, le finals, tra l'altro noi siamo arrivati terzi come team Re Marini, siamo stracontenti. Sì, questa praticamente è l'idea di proprio, ovviamente un po' è partito dall'idea di fare la diciamo portare qualcosa di nuovo a casa mia, perché era Ponza, è nato così per caso, però poi alla fine ho detto organizziamo l'evento di una Storuma, finalissima, una finalissima degli ultimi partecipanti che hanno fatto i primi 10 classificati degli anni passati. E questo ha permesso di creare questo evento dove è andato benissimo lì, sì, a Ponza. Siamo stati benissimo, ci siamo divertiti dopo un anno così tutti chiusi in casa di questo maledetto Covid. Finalmente ci siamo potuti tutti sfogare e incontrare, sempre mantenendo le giuste accortezze del caso, ma comunque condividendo tutti una splendida avventura. Sì, ovviamente mi scuso che la voce, perché ho perso tutto in questi giorni. Parlato tutti i giorni con troppo di persone. E comunque sì, è andata alla grande. Siamo riusciti ad ottenere tantissimi equipaggi, qualcuno purtroppo per il meteo non ha potuto partecipare, però è andata alla grande. Dai, più di così alla stragrande, complimenti, grazie ancora. Grazie a tutti e alla prossima.